Spostiamoci ora invece a Palazzo Reale perché oggi è stato presentato il master plan per quanto riguarda il dopo Expo 2015. Per noi c'era Ilaria Tettamanti che ha intervistato il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni. Vediamo. Come va la raccolta di firme per la segreteria della Lega? Si è conclusa a mezzogiorno, i dati saranno resi, i dati ufficiali saranno comunicati domani perché arriveranno pomeriggio verbali, però posso dire che due dei cinque candidati hanno superato le 1000 firme richieste, cioè Matteo Salvini e Umberto Bossi. Quindi sabato 7 ci saranno le primarie aperte a tutti i militanti della Lega con un anno di anzianità che dovranno scegliere il futuro segretario federale della Lega. Salvini ha preso circa 4 volte le firme di Bossi, ma entrambi accedono alle primarie e quindi sono andati a sottoscrivere le candidature circa il 40% dei militanti, che è un numero altissimo visto che non sono elezioni ma erano solo tra virgolette la raccolta di firme. Gli altri candidati non hanno raggiunto il quorum di firme, quindi le primarie ci saranno tra Salvini e Bossi. Quanti firme hanno raccolto i due candidati? E Bossi poco più di 1000 e Salvini oltre 4000, ma l'importante era superare le 1000, quindi una bella sfida, sono molto soddisfatto, è la prima volta che succede che i militanti possano scegliere il loro segretario, quindi saranno protagonisti del futuro della Lega, i militanti per la prima volta. Cosa auspica per il dopo Expo? L'ho già detto, io mi auguro che si realizzi la città dello sport, l'avevo chiamata il Parco Olimpico in previsione delle Olimpiadi 2024, ma la città dello sport, c'è già una dichiarazione di interesse del Milan per lo stadio, entro fine anno sarà fatta la richiesta per vedere se entro fine anno arriverà anche una dichiarazione di interesse dell'Inter e allora si faranno le procedure ordinarie, altrimenti lo stadio sarà realizzato per quanto mi riguarda dal Milan. Assieme allo stadio ci saranno altre strutture, una piscina olimpica abbiamo in mente, un palazzo dello sport, un'arena come altre ci sono in Europa che sia un punto di riferimento importante non solo per i milanesi ma per tutti i lombardi. Il Comune però insiste sulla gara pubblica. No, deciso, non compete a me decidere, oggi viene illustrato. È una delle ipotesi, è l'ipotesi che a me piace di più, però poi ci saranno tutte le procedure. Il Comune insiste sulla gara pubblica in ogni caso, e quindi perché lei dice il Milan, se resta l'unico offerente sarà lui? Se si deve fare una gara pubblica, la vedete in modo diverso? No, non abbiamo discusso di questo, c'è una procedura di evidenza pubblica che sarà fatta naturalmente, ma finora c'è un solo soggetto disponibile a farlo. Poi io mi auguro che arrivi anche all'Inter naturalmente per mettere in competizione Inter e Milan e vedere chi fa il progetto più bello. Ecco. Sono sicuro che l'Inter, da quello che ho capito parlando con Toir, poi lo rivedrò nei prossime settimane, sono sicuro che ci starà perché è una bella sfida, è un luogo ideale per realizzare questa struttura ed è quello che le squadre vogliono, una struttura di proprietà, quindi sono certo che anche l'Inter aderirà. Poi io vedremo, non gestisco io la cosa, sarà la società a gestirla, ma l'evidenza sarà un'evidenza pubblica naturalmente. Ma le Presidente, altre quattro ipotesi lei non le prende neanche in considerazione? Quali? Delle cinque che hanno presentato, una era per lo stadio, ma c'erano anche altre quattro. Ho detto quella che preferisco io, poi decideremo insieme nella società. Ho sentito anche una proposta di realizzare supercarceri lì, che francamente mi sembra una proposta un po' stravagante. Ecco. Io la mia preferenza è, l'ho detto, lo ripeto, l'ho lanciata io l'idea, la città dello sport con il nuovo stadio. Poi vediamo quale squadra sarà interessata, c'è già l'interesse del Milan. Vedremo se ci sarà l'interesse dell'Inter, ma la mia preferenza è per questo. Poi valuteremo. D'accordo con il Comune, naturalmente, come ho sempre fatto, ci mancherebbe altro. Ne stiamo discutendo per il Vigorelli, il nuovo Vigorelli, ne stiamo discutendo anche col CONI.
con il presidente Malagò, che si è detto interessato a partecipare a questo grande progetto, stadio, velodromo, piscina olimpica, è il luogo ideale quello, quindi secondo me questa è la soluzione migliore, però è la mia opinione personale. Stiamo seguendo le infrastrutture, sono molto soddisfatto, ho incontrato stamattina l'amministratore della Cassa Depositi e Prestiti per ringraziarlo, perché ieri hanno concesso un finanziamento di 975 milioni di euro per la TEM che si farà entro Expo, questa è la notizia, quindi sono molto soddisfatto.